Allora, abbiamo atteso ma con piacere e ti spiego perché. Perché la prima domanda che ti faccio è questa. Innanzitutto tre risultati non solo utili consecutivi, ma tre vittorie consecutive. È un dato importante che l'Aquila aveva toccato solo una volta in questa stagione. Dopodiché, credo nel complesso, domenica ho detto la migliore prestazione, quest'oggi ti sei migliorato, almeno per me. Ho detto tutto io, forse. E tu sei come Massimo, non è che siete gente di calcio, come ripeto, Noi, mister, ci proviamo, come Fabio. interloquendo con voi. No, oggi è vero, abbiamo vinto la terza partita e ci teniamo pure perché noi veniamo da un periodo dove abbiamo sprecato qualcosina e quindi adesso non vorremmo tornare nell'anonimato, vorremmo continuare a fare bene da qui alla fine, cercare di vincere le partite che si possono vincere, e cercare anche di fare qualche tiro più in porta, di avere qualche occasione in più, visto che abbiamo sempre prodotto un pochino poco per il valore della squadra. Oggi, insomma, il primo tempo mi può trovare d'accordo, nel secondo tempo siamo diventati un pochino, ecco, superficiali, Però, insomma, ci mister, sta c'è però. anche il fattore stanchezza, nel senso Sì. può accadere anche questo. La fascia destra nel primo tempo è stata meravigliosa. Giulio Dori, per me, uno dei migliori in campo, se non il migliore in campo in assoluto. Primo Ti sto tempo, provocando. nel primo Nel tempo. complesso generale, insieme a Aurelio. Vabbè, ma queste sono opinioni tue, io Assolutamente. sono anche concorde, se parlassi male mi darebbe più fastidio, però. Il primo tempo abbiamo fatto bene tutti, abbiamo avuto un atteggiamento della squadra che voleva vincere. Il secondo tempo, seppur insomma, nella nostra mente c'era di dover fare bene, ricominciare forte. E poi la stanchezza non c'entra nulla perché il Fano viene da tre partite consecutive fatte con grande tensione per via della classifica, quindi c'entra nulla. Noi siamo questa squadra che magari può fare anche un primo tempo del genere, può fare dei momenti della partita dove sembra una squadra forte, alcuni momenti dove sembra una squadra normale. E questo è quello che abbiamo sempre dimostrato. Certo che speriamo di continuare a migliorarci perché un po' dall'inizio siamo migliorati, diciamo, da un paio di mesi a questa parte, e magari finire meglio il campionato di come l'abbiamo fatto fino ad oggi. Questa è la nostra speranza e credo che la squadra ce la metterà tutta. Mister, sotto l'aspetto tattico, ma soprattutto sotto l'aspetto degli uomini che vanno ad indossare la maglia da titolare, possiamo dire che gli esperimenti forse sono finiti, ma che questa adesso è diventata la formazione base? No, Senza perché togliere meriti agli altri che siedono no, in panchina, eh? più o meno in una squadra non è che si cambino giocatori 4-5 partite oppure ci sono stravolgimenti che un mese prima giochi con dei giocatori, un mese dopo con altri, insomma, dai, più o meno chi gioca di più e chi gioca di meno si definisce durante il percorso. E noi siamo arrivati a 7-8 partite alla fine, adesso non so neanche quante sono, e quindi ci sarà che cambieremo qualcos'altro, ma dipenderà pure dalle risposte che danno i giocatori. Mister, ovviamente lei ha chiesto sempre il massimo impegno, a prescindere dal percorso che stanno facendo le prime due, Campobasso e San Benedettese. Le chiedo però anche un'altra cosa: questo percorso che lei sta cercando di mettere sui binari giusti potrebbe influenzare anche la prossima stagione? Nel senso, Roberto Cappellacci cerca anche una conferma per il prossimo Ma lascia anno? perdere, io ho gli arrosticini il prossimo anno, compà. E insomma, come sempre, chiudiamo in bellezza e in bontà. Era una provocazione che dovevo fare, ma Roberto Cappellacci, insomma, si è districato, no? Nei meandri delle nostre domande. Parlando di arrosticini, da buon abruzzese, immagino.